Andiamo! Comodo? Cosa? Che dici? Non capisco. Cosa vuoi? Ti ho chiesto se sei comodo su questa panchina. Perché questa è la mia panchina. La sai una cosa? Non è la tua giornata, vecchio. Vedi, io sono un tipo calmo e pazzoso. Ma se c'è una cosa che mi fa arrabbiare, è qualcuno seduto sulla mia panchina. Non sapevo che era sua. Ah, non sapevi? E questo cambia tutto. Senti, facciamo così. Oggi mi sento generoso, quindi ti do 10 secondi per sparire. Coraggio, vecchio, muoviti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prendiamolo. Qualcosa? Che è successo? Ah. Grazie, amico. Grazie, Nico. Non ritenga il pennello, lasci che si esprima in autonomia. Ma mi scusi, sta sporcando tutto il tavolo.
se lo fa vuol dire che vuole trasmettere qualcosa. Questi ragazzi hanno difficoltà cognitive, ma non vuol dire che non abbiano emozioni e creatività. Anzi, ne hanno più di noi. Sì, intanto io pulisco. Che fa? Si li mette davanti ai ragazzi? Li vuole turbare? Di questo ne parliamo dopo in equipe. Sì, mi scusi. Ecco qua il nostro Andy. Abbiamo ancora 10 minuti. Dai che c'è tempo per finire una stoffa. Ofelia, lasci che si arrangi nel prepararsi il colore. Forse è il caso che si ripassi la cartella. Mi spiace, era soltanto per fare prima. Mai, mai, farsi condizionare dalla fretta. Sempre è possibile, ma questi ragazzi sono molto sensibili. Più di noi, hanno avuto così poco della vita. Ok, iniziamo a mettere a posto. Gabriele, metti via la piumina e aiuta anche tu. Siete stati tutti molto bravi. Ingrid, Ofelia, ricordate, la gratificazione verbale è molto importante. Said goodbye. Last thing I knew, she would have made it alive. Oncoming car ran out of control. It crushed my baby and it crushed my soul. Now all I've got is sorrow and pain. Standing out here in the rain. The crash of turning glass, the sirens and pain. It's driving me insane.